Quando l'età avanza, inevitabilmente gli acciacchi aumentano, soprattutto negli anziani, specialmente quando gli ultimi dati demografici italiani hanno evidenziato un incremento di over 65 anni e di conseguenza di un'attenzione medica verso le patologie cardiovascolari. Di questa problematica e di come affrontarla nella terza età si è parlato a Loreto Aprutino in un incontro organizzato dal nuovo circolo Aprutino, a cui ha preso parte come relatore il dottor Gerardo Rasetti, ex direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale Santo Spirito di Pescara è nativo proprio del centro Vestino. Affronteremo oggi il discorso della prevenzione, quelli che sono i fattori di rischio, un argomento e un capitolo molto lungo, per cui cercherò di condensarlo in un'oretta, per dare spazio anche a un dibattito successivo, perché sicuramente ci saranno molte domande per chiarire quelli che sono gli aspetti, della dieta, dell'attività fisica e di quelli che sono gli stili di vita che vanno corretti per migliorare la qualità della vita delle persone della terza età. Quali potrebbero essere le prime avvisaglie per capire che si ha problemi di cuore? Quando ci sono le avvisaglie già siamo in una fase avanzata della malattia o del processo involutivo, per cui bisogna realizzare una sfida e vincerla, per vedere quelle che sono le fasi precliniche della malattia, in modo da svelare l'evoluzione della malattia e quindi calcolare le probabilità di sviluppare un accidente cardiovascolare.